Salve a tutti, innanzitutto voglio fare le congratulazioni per chi ha organizzato questo appuntamento perché il problema dell'accessibilità è un problema centrale per tutti coloro che debbono confrontarsi con la difficoltà della vista. La tecnologia è a mio parere un'opportunità enorme per chi non vede. Io scherzando uso dire che se avessi avuto all'epoca in cui andavo a scuola i mezzi che oggi, cioè il computer, gli strumenti, i vari display che esistono, eccetera, sarei stato un uomo colto. Purtroppo non c'erano all'epoca e mi dovevo accontentare della tavoletta e il punteruolo e dopo qualche anno della macchina, la famosa Perkins Braille. Oggi ci sono degli oggetti straordinari, potrei nominarne alcuni, il Polaris, per chi conosce questa macchina che è l'evoluzione del Braille Sense, che viene dalla Corea. Ci sono altre macchine, c'è un apparecchio che mi pare sia canadese, che è uscito in questi giorni, un Android anche quello, che funziona molto bene. Ci sono tante altre apparecchiature, ci sono dei display Braille, anche italiani. E mi dispiace un po' constatare che apparecchi come il Polaris debbano arrivare in Italia dalla Corea. Io credo che noi avremmo il diritto e il dovere di pensare a un apparecchio completamente italiano. I coreani hanno avuto dei finanziamenti dallo Stato e noi dovremmo assolutamente suscitare a livello parlamentare un provvedimento del genere, perché finanziare un apparecchio come il Polaris sarebbe un atto di civiltà, a mio modesto modo di vedere. Quindi accessibilità a tutti i livelli, sensibilizzazione di quelle case come Apple che costruiscono apparecchi che ormai fanno parte della vita di ciascuno di noi, e che però se non avessero l'accessibilità sarebbero totalmente inutili per noi. Invece grazie a Dio oggi con l'uso dei voiceover possiamo accedere iPhone, anche altri apparecchi Android come Samsung, probabilmente anche a telefoni di altra provenienza. E comunque le prospettive sono tante, ma c'è molto da fare perché il problema dell'accessibilità è un problema che non tramonta, nel senso che quando un apparecchio si evolve, ovviamente c'è bisogno che si evolva anche l'accessibilità. Quindi c'è necessità di continua sensibilizzazione. Quindi complimenti a coloro che hanno ritenuto di mettere in piedi questo evento per sensibilizzare da un lato i produttori, ma dall'altro anche quelli che domani saranno i fruitori di tutte queste tecnologie che necessitano di accessibilità. Quindi sono i ragazzi che vanno a scuola, sono anche i genitori che ai ragazzi devono essere vicini e che possono essere di grande supporto. Vorrei citare anche un apparecchio di cui ho sentito parlare recentemente che dovrebbe uscire alla fine dell'anno. È una sorta di display ampliato, si presenta come una superficie quadrata abbastanza grande, dove dei puntini a rilievo con sei diverse altezze possono riprodurre quello che viene inquadrato anche da una telecamera, ad esempio. Quindi c'è la possibilità di avere un'immagine a rilievo con un'idea anche addirittura di 3D. L'attendo con ansia. Intanto vi saluto, vi ringrazio, mi dispiace di non essere lì, ma come potete immaginare io sono un abitante più del cielo che della terra, perché sono sempre in volo a destra e a sinistra. Sono con voi con il pensiero
e con tutte le buone intenzioni che hanno animato gli organizzatori di questo evento. Salve a tutti e a presto. Ciao.